Tensione ai mercati generali nel Torinese, un commerciante muore di infarto, aveva discusso con gli antagonisti che cercavano di bloccare l'ingresso, 5 sono stati fermati. Buongiorno, in prima pagina le tensioni che ci sono state nella notte ai mercati generali di Grugliasco nel Torinese, un gruppo di antagonisti ha bloccato l'accesso dei camion, ci sono state proteste, lanci di pietre, fumogeni da parte della polizia. Un commerciante dopo un acceso diverbio si è accasciato a terra ed è morto di infarto. Ma sentiamo Paolo Maggioni. Un diverbio acceso con gli antagonisti ma nessun contatto. La morte di Giuseppe De Cesari, 49 anni, ambulante di Givoletto, è stata una drammatica fatalità. Sono quasi le 4 del mattino e De Cesari nei pressi del cancello dei mercati di Grugliasco saluta alcuni colleghi. Nei pressi c'è un piccolo gruppo di manifestanti. Non si lavora oggi, da qui non si passa, gli urlano. Andate a studiare, lasciate lavorare la gente, replica l'uomo. Sembra tutto finito. Poi l'ambulante, una moglie, un figlio, ventenne, come lui, impiegato ai mercati, si accascia. I tentativi di rianimazione immediati sono vani. Lo stronca un infarto. Nelle ore precedenti la situazione era già calda. 200 antagonisti a Grugliasco per denunciare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori dei mercati si scontrano con le forze dell'ordine. Insulti, poi volano petardi, pietre. La polizia risponde con i lacrimogeni e una carica di alleggerimento. Attorno alle 6.30, quando è chiaro che è un blocco impossibile, i manifestanti si allontanano. Le posizioni di 5 di loro sono al vaglio degli inquirenti. E in questi giorni Torino è blindata. 1.500 agenti sorveglieranno le manifestazioni contro il vertice europeo sul lavoro, da domani a Reggio. Tra gli ospiti la Presidente della Camera, Boldrini.